Pronto? Dai, ciao Alessandro. Scusami se non ti ho fatto venire con noi. Vabbè, dai, lo sai, eravamo uscita di sole ragazze. Dai, amore, non fare così. Ti prometto che domani ci vediamo, su. Io non sono Alessandro. E allora chi sei, scusa? Sono il tuo ammiratore. Cosa stai facendo? Niente. Non è vero. Sei in cucina. E stai preparando qualcosa. Scusa, come fai a saperlo? Perché io ti osservo. Non è vero. Guarda la finestra se non ci credi. No, grazie, ho altro da fare. Pronto? Il mio nome, chi sei? Sono l'ultima persona che vedrai prima di morire. Pronto? Ciao Andrea, come stai? Mi stai riprendendo, ma da quando Carolina è... Sai come intendo, non riesco più a dormire. Non ci pensare, vedrai che stare meglio. Senti, che ne dici se stasera vieni da me a cenare? Così per stare un po' in compagnia. Ok, dai, grazie mille. Ci vediamo stasera, allora. Sì, ci vediamo stasera. Pronto? Pronto, salve, sono il detective De Vita. La chiamo per l'omicidio di Carolina Liberati. Lei era un suo caro amico, vero? Sì, era la mia migliore amica e sa, quando ho saputo che è morta... Capisco che per lei sia stato un trauma, ma purtroppo la devi interrogare per fare luce su questo orribile caso. Purtroppo non sono ancora riuscita a contattare Alessandro, il ragazzo di Carolina. Guardi, questa sera Alessandro viene a cena da me. Se vuole può venirci a interrogare, magari può rimanere anche a cena. Grazie mille, sarebbe molto utile per l'indagine e accetto volentieri anche l'invito. Grazie, a questa sera. Arrivederci. Salve, io sono Andrea, lui è Alessandro. Ci chiami pure per nome? Piacere, detective De Vita. Salve. Ci segue in sala da pranzo, che la cena è quasi pronta. Se vuole ci può fare le domande di cui mi parlava. So che è passato soltanto un giorno dalla scomparsa di Carolina Liberati e comprendo che per voi sia stato uno shock. Però le informazioni che ci darete saranno molto importanti per le indagini. Spero che comprendiate. Certo, di sicuro. Allora, prima di tutto mi dovete dire quando è stata l'ultima volta che avete visto o sentito Carolina. Io l'ultima volta che l'ho vista è ieri mattina a scuola. Ti è sembrato che si comportasse in modo strano, diverso dal solito? No, anzi, addirittura era molto felice. Infatti la prof ieri ha riconsegnato le verifiche e lei aveva preso 10. Capisco, e tu Alessandro? Anch'io l'ho vista per l'ultima volta ieri mattina a scuola, anche se in realtà saremmo dovuti uscire insieme, ma lei ha detto che doveva uscire con le sue amiche senza nessun ragazzo. Bene, grazie per le risposte. Abbiamo controllato i tabulati del telefono di Carolina e risulta una telefonata di qualche minuto poco prima che morisse e un'altra di neanche un minuto esattamente all'ora in cui è stata constatata la morte di Carolina dal medico legale. La ragazza presentava svariate ferite da un'arma da taglio, riconducibile a un pugnale o un coltello da cucina. Voi avete qualche idea su chi possa essere stato? Carolina aveva per caso qualche nemico? Soltanto qualche amica invidiosa, forse. Io sono un appassionato di film dell'orrore e sembra che l'assassino stia usando uno schema come se stesse girando un film. Il primo passo è quello della morte della ragazza, seguita poi da quella del fidanzato di Ella. Quindi il prossimo dovrò essere io, mi serve protezione, dovete far stare delle pattuglie sotto casa mia per tutta la notte, sono in pericolo di vita! Non ti devi preoccupare, sono solo supposizioni fatte dal tuo amico. E poi non posso posizionare delle pattuglie sotto casa tua solo basandomi sulle supposizioni di qualcuno.
Infatti è probabile che chi ha ucciso Carolina torni ad uccidere e ci saranno tutte le pattuglie disponibili. Comunque sia, adesso è ora che vada. Grazie per la cena e state attenti, mi raccomando. Questa sera non uscite di casa. Alessandro, vuoi che ti porti a casa tua in macchina? Grazie mille, se per lei non è un disturbo. Purtroppo ti devo fare le mie scuse, ma sono costretta a doverti parlare di nuovo. So che la morte del tuo migliore amico è stato un trauma per te, però avevi ragione. La tua teoria secondo la quale il maniaco segue uno schema sembra essere corretta. Infatti abbiamo anche fatto il profilo del serial killer e coincide perfettamente. Secondo te come procederà? Capisco finalmente le sue ragioni e le offro la mia disponibilità. L'assassino sembra infatti seguire lo schema di un classico film horror. Dovrebbe uccidere ancora due persone per scappare e poi scomparire. E quindi lasciarsi alle spalle quattro omicidi. Il prossimo quindi dovrebbe essere il miglior amico della fidanzata, quindi io. Capisco. E lui uccide le vittime a distanza di 24 ore, come il film dell'orrore. E il prossimo dovrebbe venire proprio questa sera. Ci avevo pensato anch'io. E cosa mi dici dell'ultima e quarta vittima? L'ultimo omicidio sarà quello del detective incaricato delle indagini. L'inseguitore, cioè lei in questo caso, diventa inseguito. La preda che uccide il cacciatore. Grazie per la disponibilità. Questa notte io la passerò sotto casa sua, armato, e controllerò che nessuno entri in casa. Ovviamente oltre a me ci saranno altre pattuglie che gireranno in zona. Grazie mille, così mi sentirò più sicuro. Ma mettiamo che il killer eluda la vostra sicurezza, come potrò difendermi? Sai come si usa una pistola? Sì, mio padre mi aveva portato al poligono di tiro il giorno del mio compleanno. Bene, quello che sto per fare in realtà è legale, ma è meglio per la tua sicurezza. Ti lascio questa pistola. Mi raccomando, fanne buon uso. La devi usare soltanto ed esclusivamente contro il killer e tieni sempre attiva la sicura. Grazie mille, stavo attento. Per adesso è tutto. Devo andare giù a... A
Westfield sono le 23, quando il telefono di casa è liberato e squilla. Carolina, rimasta a casa da sola, risponde e per lei è la fine. Dall'altro capo del telefono c'è un uomo con la voce camuffata, che inizia a minacciarla, e quando Carolina capisce che non si tratta di un semplice scherzo, ormai è troppo tardi, il killer è già dietro di lei, pronto ad ucciderla. La polizia si mette subito in contatto con gli amici di Carolina, fra i quali c'è un esperto di film horror, che dice che la prossima vittima sarebbe stato il fidanzato di Carolina, Alessandro. La polizia non lo ascolta, e quando riesce a catturare il killer uccidendolo, ormai sono già morti 3 ragazzi. Soltanto il giorno seguente alla cattura del killer, la polizia riesce a identificarlo. Si tratta di Davide Rossi, un pazzo scappato da un ospedale psichiatrico, nel quale era rinchiuso da anni.